Eccola. Concentratissime. Concentrazione. Sì. Kata che portano è Loan. Sempre dello stile Ryu. Kata breve ma molto molto intenso, intenso, acceso. Acceso, sì, sì. Molto bene. Brave, brave. Molto compatte, molto sincronizzate. Secche, potenti, tecniche. Per ora molto bene. Ottimo, ottimo lavoro. Molto precise, veloci. Bello, bello, bello. Veramente nulla da dire, eh? Molto bene. Ora non vedo l'ora di godermi il Bunkai. Ottimo, ottima prestazione per la squadra azzurra di Kata. Una scelta, credo, molto indovinata. Questa è una scelta molto indovinata, sì. Bellissimo. Buona. Bello. Ottimo, ottimo il tempo, sì, la precisione, sì, sì. E anche l'interpretazione. Sì, Terriana proprio ad applicare. Bravissima. Molto brava. Brava, brava anche Noemi. Molto precisa. Bello anche il suo pezzo. Precisa. Ora Carola in centro. Buono. Proiezione. Molto brava. Qua si legge molto bene il kata. Sì, e esatto. Le chiusure sono molto alide. Questo è un altro aspetto fondamentale. Sì. È visibile la tecnica, la sua applicazione, la sua efficacia con il tempo e la distanza corretta. E poi l'interpretazione molto buona. Qui c'è sì, proprio anche un allenamento, no? Preciso nell'interpretazione, che è importantissimo. Guardate questi movimenti. Bellissimo. Buonissimo. Questo calcio laterale, Yoko Geri. Per ora nettamente, per me, superiore. Sì, sì, assolutamente superiore. Assolutamente. Vedete anche i particolari, lo sguardo, lo spostamento degli occhi nel momento giusto denotano grande precisione, preparazione, un kimè straordinario. Guardate bellissime che velocità, bellissimi. Bravissimo. Contenuti. Brave. Bello. Bella Maigeri, velocissimo. Straordinario. Brave, brave. Viene voglia di applaudirle. Sì, c'è un lavoro dietro, si vede, veramente pazzesco. Veramente meritano un grande riconoscimento, grande preparazione. Bello! Che gli vuoi dire? Niente, soprattutto quest'ultimo calcio a terra. Bravissime. È una cosa difficilissima. Distanze perfette. Perfette. Sono state fantastiche, veramente. Bravissime davvero, un grande applauso a loro e agli allenatori, no? Ai tecnici, Viviana. Sì, tu che, assolutamente. Che Sara fai ha fatto parte un lavoro eccezionale.
Bravissime, bravissime. Hanno dedicato tempo perché per noi la squadra è sempre, ha una tradizione importante, ricordiamo il Dream Team, sì, Valdesi, esatto. Figuccio, Maurino. E per noi in Italia è importante presentare un buon prodotto e ce l'hanno fatta direi a pieno, perché per me hanno spaccato, come dice. Non c'è paragone. Non c'è assolutamente veramente nulla da dire. Precisa. Sono emozionata perché sì. Tanto felice per Noemi perché ha sostituito alla grande, veramente una bella squadra. Grande squadra, grande prestazione dell'Italia contro la Spagna nel kata, nella forma giapponese a squadre. Per me non c'è paragone, anzi anche di tanto la differenza. Poi non so, adesso non vorrei esagerare adesso. Vediamo, no, ma meritano assolutamente. Non era percettibile. Fantastiche. La sua e andiamo e Italia. Di, non e di Italia. Poco, non di poco. Sì, di tanto. Forza ragazze, le vogliamo citare? Citale tutte, dai, non ti emozionare, Viviana. Allora, sono un po' emozionata. La D'Onofrio, la Casale, Noemi. Sì. Guardate. Guardate anche gli italiani che sono lì, la squadra, anche la Sanchez, la spagnola che è un po' amareggiata sicuramente perché tifava per la sua squadra, ma si è arrivati al risultato, grandi, ragazze, grandissime. Fantastiche, sono emozionatissima perché sì, avete portato un karate di grandissimo livello, sì. Grandissimo livello. Straordinario, guarda, io ieri ho visto una grande preparazione, ma quello anche nel kumite, nel paracarate, ma oggi questa mattina questa dimostrazione, soprattutto il bukkai, è stata una cosa da manuale. Ragazzi, stupende, non c'era stupende. Un errore. Grandissimo lavoro del coach Sara Battaglia, ricordiamo campionessa del mondo e ora tecnico della nazionale. Le ragazze, nonostante l'emozione del palcoscenico, nonostante la new entry, nonostante tutto quello che volete, ma ha fatto un karate pazzesco. Hanno presentato un prodotto bellissimo e non ce n'è, cioè, c'era una differenza incredibile. Guardate questo replay del bellissima squadra, veramente. Interpretazione straordinaria, frutto di un grandissimo lavoro. Viviana lo sa meglio di chiunque altro. Sì, la medaglia. Ho fatto squadra per tanto tempo, e so cosa significa vincere a squadra, perché è meraviglioso, perché le emozioni si triplicano, quindi sono emozioni diverse, squadre, c'è tanto lavoro dietro e vincere a squadra è una emozione bellissima. No, ma poi devi dare tutto